6. Lo spirito che non muore mai è chiamato la misteriosa energia femminile. Abbraccia tutto l'universo, ma non perde mai la sua immacolata purezza. Assume innumerevoli forme, ma la sua identità rimane intatta. La porta della misteriosa energia femminile è chiamata radice della creazione. Ascoltate la sua voce, riecheggia in tutto l'universo. Rivela la sua presenza senza errore e ci conduce alla perfezione. Pur essendo invisibile, perdura nel tempo. Non finirà mai. Vivere con l'energia creatrice. Nel sesto capitolo, Lao Tzu fa riferimento a un'eterna e indescrivibile forza della creazione, che di continuo genera nuova vita. L'antico maestro dice che questa misteriosa energia femminile si rivela costantemente nella perfezione e ci invita a prendere coscienza di quella voce della creazione che riecheggia attraverso la vita in una miriade di forme. Vivere con l'energia creatrice è il mio modo per descrivere che cosa significa esistere nella piena consapevolezza della presenza del principio femminile. La misteriosa essenza femminile procrea perennemente e il Tao Te Ching definisce radice della creazione la via d'accesso che a essa conduce. Possiamo attingere a questo campo illimitato e partecipare alla creazione o, come ho detto, vivere in modo creativo attraverso il Tao. L'energia inestinguibile e feconda rappresenta sia la nostra eredità che il nostro destino e agisce indipendentemente dal nostro esserne coscienti o no. Se ne siamo consapevoli, attraverso la pratica del Tao, diventiamo attivamente partecipi al processo creativo, che a sua volta ci conduce verso la pienezza della vita, il nostro fondamentale compito terreno. Anche se la sua opera risale a quasi 3000 anni fa, Lao Tzu offre consigli validi per il XXI secolo. Con quel messaggio senza tempo e senza fine che il Tao contiene. Possono mutare le parole, ma siate certi che l'energia femminile riuscirà a condurvi alla vostra perfezione. Se sceglierete di essere coscienti della creatività intrinseca che risuona nel profondo di voi stessi, dove l'invisibile Tao canta a squarciagola, assisterete allo sbocciare di nuove idee, nuove realizzazioni, nuovi progetti e nuovi modi di concepire la vostra vita. Nel libro di Teng Ming Dao, Il Tao per un anno, 365 meditazioni, la divina energia femminile è paragonata al canto degli uccelli che volano planando sopra un vasto paesaggio. Potete sentirlo nella vostra vita. Gli eventi assumeranno un moto perfetto, un ritmo glorioso. Potete avvertirlo nel vostro corpo. L'energia scaturirà in voi con un crescendo emozionante, scorrerà ardente in ogni vostra fibra. Potete sentirlo nello spirito. Entrerete in un perfetto stato di grazia. Vi renderà come il canto effimero di un uccello che risuona nel paesaggio della realtà. Quando il Tao viene a voi in questo modo, cavalcatelo per tutto ciò che meritate. Non interferite.
Non fermatevi, non cercate di dirigerlo. Lasciatelo scorrere e seguitelo. Finché dura il canto, seguite. Seguite soltanto. Ecco alcuni pensieri per vivere in modo creativo. Siate consapevoli di essere una creazione divina, nata non dai vostri genitori, ma dalla grande madre divina spirituale, il Tao. Quando siete in contatto con la fonte della vostra energia, offrite al mondo la vostra intelligenza autentica, i talenti e le azioni. Siete co-creatori insieme al vostro io che ha avuto origine nel Tao, con l'esatta misura della vostra essenza. Non è compito del Tao decidere che cosa creare e come farlo, poiché questa è la missione che la misteriosa essenza femminile ha lasciato a voi in eredità. Ascoltate le chiamate interiori. Ignorate il modo in cui gli altri potrebbero voler dirigere le vostre energie vitali e fate in modo di irradiare all'esterno ciò che sentite molto profondamente dentro di voi. Esiste una riserva di talento, capacità e intelligenza in voi, infinita e inesauribile, quanto è il Tao stesso. Deve essere così, perché voi siete ciò da cui provenite, cioè la divina madre creatrice che tutto abbraccia perennemente, la misteriosa essenza femminile del Tao. Qualunque sia la chiamata che sentite dentro di voi, qualunque cosa vi faccia sentire vivi, sapete dal profondo del cuore che questo entusiasmo è l'unica prova di cui avete bisogno per far sì che la vostra passione interiore diventi realtà. La creazione funziona esattamente in questo modo ed è quell'energia a essere in armonia con il Tao. Siate creativi nei pensieri, nei sentimenti e in tutte le vostre azioni. Applicate la vostra unicità a tutto ciò che intraprendete. Qualunque sia l'attività che sentite di dover fare, comporre della musica, progettare un software, creare composizioni floreali, lavarvi i denti o guidare un taxi, svolgetela seguendo la vostra peculiare sensibilità. Essere creativi significa fidarsi della chiamata interiore, ignorando le critiche o i giudizi e vincendo la resistenza a sviluppare i talenti naturali. Rileggete il sesto capitolo, prestando particolare attenzione a queste parole. Rivela la sua presenza senza errore e ci conduce alla perfezione. Poi scegliete di abbandonare il dubbio e la paura che avete nutrito dentro di voi, considerando la vostra capacità di essere in armonia con la potenza creatrice, una forza che non solo è più grande della vostra vita, dei singoli individui, ma è la vita stessa. Poi scegliete di abbandonare il dubbio e la paura che avete nutrito dentro di voi, considerando la vostra capacità di essere in armonia con la potenza creatrice, una forza che non solo è più grande della vostra vita di singoli individui, ma è la vita stessa. Come dice Hafiz, il grande poeta sufi del XIV secolo, ora siediti lì, non fare nulla, riposati. Poiché essere separati da Dio, dall'amore, è l'impresa più difficile del mondo. Quando vi riconnetterete alla Madre Divina, vivrete in modo creativo. Infatti, vivrete il Tao. Ora mettete in pratica il Tao.
Oggi osservate i neonati e i bambini piccoli. Cercate la natura della misteriosa essenza creatrice nei bambini e nelle bambine non ancora condizionati dalle esigenze sociali e culturali che nascondono il loro vero io. Riuscite ad individuare qualcuno la cui vera natura sia intatta? Osservate ciò che sembra essere il loro temperamento innato o il dono che hanno ricevuto dal Tao. Poi cercate di ricordare come eravate da bambini, quando l'io originario, donatovi dal Tao, era incosciente dell'ego, all'epoca in cui ancora non credevate che i beni materiali e il potere fossero importanti. Chi eravate? Chi siete? Sì, oggi trascorrerete qualche momento con un bambino piccolo e contemplate la sua connessione con il Tao e come essa si realizza perfettamente, senza interferenze. L'episodio di oggi finisce qui. Grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.